Quello che occorre capire è che una crisi sociale profonda come quella che stiamo vivendo, non governata, può generare spinte irrazionali, può generare situazioni di tensione pazzesca all'interno di una nazione e disgrega l'Unione Politica Europea, che c'è necessario, se vogliamo anche pensare, un qualche sviluppo anche economico per i singoli paesi di per sé. Non faranno altro che una competizione esasperata tra di loro che li ridurrà tutti più o meno in miseria in Europa. Massimo Cacciari, qui a Marzabotto ci sono delle assenze importanti che sono quelle del governo. Non è la presenza fisica che conta, è l'azione. Capire se l'azione di questo governo, come di altri governi, è conseguente alla lezione di Marzabotto, è conseguente alla comprensione delle cause che hanno portato anche a queste incredibili sciagure. Se capissero questo, il nostro governo come altri, comprenderebbero di dover lavorare a pancia a terra per la unità politica dell'Europa. L'opposizione, il PD, allora, dov'è in questa lotta? Speriamo che sarà. Al momento non è. Speriamo che sarà. La convince quello che sta facendo Zingaretti? È inevitabile che abbia cercato di mettere insieme i cocci e i coccetti, non poteva rischiare rotture in vista delle elezioni. Quindi ha messo in piedi insieme un po' tutti, cercando di accontentare un po' tutti, e il re d'azione ma verrà dopo le elezioni. Là si vedrà se ha il passo giusto per un nuovo inizio della sinistra, del centro-sinistra in Italia. Ora è impossibile giudicarlo. Salvini ha deciso di contrapporre quasi l'antimafia a una festa che è quella della liberazione. Che senso ha? Nessuno, è evidente che non ha nessun senso, assolutamente nessun senso, perché è chiaro che le ragioni di fondo della lotta di resistenza e di tutto l'antifascismo sono assolutamente coerenti con la lotta all'ultimo quartiere e all'organizzazione criminale. E declassare la liberazione il 25 aprile, come sfilate? Ma è un discorso vecchio, viene da molto lontano. Da dove arriva? Non si ricorda tutte i mal di pancia dei vari governi berlusconiani per la celebrazione della resistenza. D'altra parte non ti contrapponi a queste posizioni con celebrazioni vuote, col portare i fiori all'altare della patria. O queste sono occasioni per riflettere davvero, per ragionare sulle cause che hanno portato alle stragi e ai disastri, con i giovani in particolare, nelle scuole, eccetera, allora davvero sono anniversari pieni di significato. Altrimenti tanto vale che vadano a pescare anche quelli del governo.